ci stiamo vedendo un po' troppo spesso. Quello che vi ho detto all'inizio, ve lo ripeto, che ogni operazione che faremo, ogni operazione che farò, darò un perché. E perché Kevin Prince Boateng? Prima di tutto perché Kevin Prince Boateng può rappresentare quello che è Firenze, il bello. E lui mi piace, è bello in tutto. È bello lui, è bello come calciatore, è bella la moglie, è bello il figlio, è bello tutto. Poi è un giocatore forte. Giocatore forte che è diventato maturo, che è diventato un uomo, che tutti i miei dubbi che avevo in passato su di lui mi sono passati, perché tantissimi anni che lo avrei voluto come calciatore, però poi dopo mi veniva sempre un dubbio, poi come sarà, come non sarà, lo spogliatoio, non lo spogliatoio. Adesso tutte queste cose non esistono più, perché è un uomo maturo, è un papà, è un calciatore duttile, un calciatore che ci può giocare in più ruoli, fa il falso 9, fa la mezza punta, fa il portiere, fa il terzino destro. Meglio di così non lo potevo prendere, perciò ve lo lascio, Kevin Prince Boateng. Grazie. In modo particolare? Io mi sono sempre divertito tantissimo davanti, perché mi piace stare davanti alla porta, fare gol, assist come trequartista, oppure giocato esterno o punta adesso, gli ultimi anni che sono diventato punta. Per quello mi vedo sempre lì, mi è piaciuto sempre giocare lì. Questo penso anche che la idea del mister o l'idea della società che di farmi giocare il più avanti possibile, dopo se è la punta o falso 9 o trequartista o qualche volta devo fare centrocampista, penso per il mister è sempre una cosa giusta e buona di avere un giocatore che può giocare in tanti ruoli. Per quello, questo dobbiamo vedere, che abbiamo passati solo 4 giorni insieme, però l'idea penso di giocare davanti. No, le motivazioni certamente con 32 anni ce l'ho da solo anche, io mi posso motivare da solo, però il progetto che Pradic mi ha chiamato tante volte, mi ha chiamato un giorno e mi ha detto vieni da me, punto basta, devi venire qua. Già questo discorso mi piace da umano, che mi ha detto vieni qua, ti voglio qua. Dopo sono tutti giocatori, tanti giocatori giovani, che questa è una motivazione per me, farli crescere, aiutarli per il futuro, che ho già visto sono 3-4 che sono veramente forti e voglio aiutare. Dopo voglio giocare bene io, certamente non è che non mi interessa, perché lo so che sto finendo di giocare e voglio lasciare qualcosa di bello ancora. Questa è la mia motivazione, aiutare loro, però anche giocare bene, perché ho figli che mi guardano e non posso fare le figure di capito? sì, l'anno scorso i primi 6 mesi sono andati bene, penso a Sassuolo, che ho giocato bene, mi sentivo anche bene. Per quello devo ringraziare Pradé, il presidente, Gio Barone, perché non è facile forse credere un giocatore che 6 mesi quasi non ha giocato. Ho fatto un'esperienza veramente bellissima per me, per la vita, vivere a Barcellona, giocare con i giocatori più forti del mondo, però certamente non è soddisfazione, non ho avuto in questi 6 mesi. Per quello anche la motivazione è ancora di più, perché non ho giocato per 6 mesi, voglio fare vedere, dopo ce l'ho la fiducia della società, dell'allenatore, che devo ringraziare pure lui, di venire qua e fare divertire i tifosi. Questo che voglio fare, voglio divertirmi me, io mi voglio divertire, voglio fare divertire la squadra, che penso l'anno scorso non c'era tanto divertimento. Pure per voi è più bello scrivere le cose di gioia, no? Sorridere, venire allo stadio, dire oggi andiamo a vedere la Fiorentina, questo che voglio fare. Dopo speriamo che possiamo festeggiare tutti insieme. Progetto, sì, progetto certamente, me ne hanno detto che sono tanti giocatori giovani che vogliono fare una squadra che sta tanti anni insieme, cresce insieme, e dopo certamente una squadra come Fiorentina con tutta la storia, certamente parliamo anche di vincere qualcosa un giorno. Non so se arriviamo presto, che io posso ancora stare in campo, però è questo il progetto, di far crescere i giovani, però portare anche 2-3 giocatori di esperienza che possono aiutare di arrivare più alto possibile. Dopo il fatto di tifosi, per me è sempre, ce l'ho sempre un po' di dubbi, perché
ho giocato al Milan, ho giocato Libra, ho sempre un po' di dubbi perché ho cambiato spesso la squadra. Non è facile arrivare e essere amato, però devo ringraziare pure loro che mi hanno aperto subito la porta e mi hanno preso con i bracci aperti. No, certo, avevo interessi che sanno tutti della Germania, dopo mi hanno chiamato Commisso, Gio Barone, Pradè, mi hanno convinto loro con tante parole giuste e importanti, e certamente ho fatto pure la scelta per la mia famiglia, per la mia moglie, il mio bambino. Non è stato così difficile, dico onestamente, perché per la famiglia si fanno i sacrifici. Io amo Italia, per quello volevo pure stare qui, e mi hanno detto che io amo mangiare, mi hanno detto che si mangia bene qua. No, lui è stato anche subito molto aperto, mi ha salutato, mi ha detto benvenuto. Devo dire onestamente che tutti parlavano di lui, hanno detto forte, ho visto 2 o 3 partite, però lì non puoi capire 100% quanto è forte. Ho visto un allenamento adesso, devo veramente dire che è fortissimo, veramente non so chi lo può fermare. Se lui c'è la testa giusta, si allena bene, non lo può fermare. Sono contentissimo che rimano qua, perché penso che un giocatore che ti cambia la stagione, non una partita solo, ti cambia una stagione, e non vedo l'ora di giocare con lui. Ci capiamo fuori dal campo, eppure del campo capiamo come vogliamo fare. Palla a me e dopo lo do a lui, e lui va a fare gol più veloci di tutti. Lo so che è un numero molto importante, perché hanno indossato tutti i giocatori fortissimi, sono anche un numero importante per i tifosi, e proprio per quello l'ho scelto, perché non perché mi sento uno importante, però voglio fare vedere che sono venuto qua per fare grandi cose, non sono venuto qua per scherzare, sono serio. Lo so che no, mi hanno dato tanto, io penso di avere questa possibilità con 32 anni di giocare, allenarti con tutti questi giocatori, con Messi, che sono stato contentissimo, l'ho detto pure a lui, finalmente posso giocare con te, perché se giochi contro perdi sempre. Sono andato via certamente un po' triste che non è andato così come volevo, però anche con tante cose positive che lo porti via. I giocatori quanta qualità ce l'hanno ancora, e sono anche molto determinato di lavorare ancora, che tante volte non lo pensi. Sono giocatori come Dembélé che ce l'hanno talento, però stanno lì a lavorare per diventare ancora più forte. Io non so dove vogliono arrivare, perché sono già il top, no? Se una cosa che non mi manca è la personalità, penso. Dopo posso sbagliare un gol, qualcosa, però la personalità ce l'ho, e con quello certamente voglio aiutare, voglio prendere più responsabilità possibile, tutta la pressione possono dare a me, così altri possono giocare con la testa libera. Questo penso che è il mio lavoro. L'anno scorso ho visto Fiorentina un po' in difficoltà, certamente, che abbiamo visto, però non pensiamo al passato, che non ho mai fatto, perché se penso al passato dobbiamo piangere. Ho fatto tante cose che non sono orgoglioso, per quello guardiamo nel futuro, vogliamo fare meglio, tante cose meglio, e per quello no, non vedo l'ora che iniziamo, che siamo il gruppo tutti insieme, inizia a giocare seriamente. Sicuramente non passi in avanti, questo sicuramente, però questa è la mia presenza qua, che parliamo di calcio, questo è un tema molto molto più profondo. Voglio solo dire che sicuramente non è migliorato, né qua, né in Germania, né in Inghilterra, che abbiamo visto pure lì succede ancora. Sono tante cose che voglio fare ancora, possiamo pure fare insieme, perché anche voi siete molto importante, però questo facciamo un'altra volta, ci sediamo, beviamo un caffè e parliamo volentieri 2 o 3 ore. Grazie. Fortissimo anche lui, veramente forte, ce l'ha i colpi un po' che fa cose che non fanno tanti, fisicamente fortissimo, no, secondo me ce l'ha tutto per diventare veramente un giocatore importante, ho qua in tutti i campionati più forti di questo mondo. A me mi sembra con la altura, come si muove un po', possiamo dire Ibrahimovic, perché
che anche la gamba si alza tanto, ce l'ha un po' sui movimenti. No, veramente un giocatore forte, che questo è veramente uno che lo voglio tenere occhio, lo voglio indirizzare giusto, perché è veramente forte e lui può anche aiutare questa squadra. Io penso lui non creda ancora in questa cosa, che può diventare un giocatore fortissimo quest'anno pure, e io voglio che lui inizi a credere a quello, perché quello ti può spostare le partite sicuramente. Ma Paul, quando sono arrivato a Sassuolo, Paul da quell'anno ha imparato tantissimo, perché era aperto mentalmente, che voleva imparare, e oggi penso possiamo dire uno dei più bravi terzini che ci sono nella Serie A adesso, perché ha fatto vedere l'anno scorso che qualche volta aveva anche un po' scalo, che non ha giocato bene, però ha fatto 6 assist, 2 gol, non sono poco, per quello è un giocatore velocissimo, che aiuta anche su quello, che forse qualche volta sbaglia difendere, però con la sua velocità va a recuperare. Sicuramente un elemento molto importante per questa squadra. Sì, sicuramente penso un po' di più, però dopo si bussa alla porta a Barcellona, non so se posso dire no, perché dopo guardi sempre indietro, dice, ha detto no a Barcellona con 32 anni, se dico c'ho 22 anni, dico forse tra 2-3 anni c'è la possibilità ancora. Penso che la scelta deve rimanere la stessa, che ho indossato la maglia di Barcellona al Camp Nou come titolare, questo lo porti via. No, sono cresciuto, perché sono diventato più vecchio. Io penso che arriva uno a 32 anni e ancora fa le stupidaggini di 22 anni, non lo puoi lasciare fuori di casa, devi imparare con l'età. È quello che ho fatto, ho capito quello, cosa ci vuole per essere professionista. Prima ero giovane, ero un pazzo, andavo in giro, facevo le feste, qualunque cosa che fai quando sei giovane, hai un po' più di soldi di tutti gli altri. Sì, quello che ho fatto prima, quello oggi certamente non lo devi fare più, e quello voglio essere un esempio anche per i giocatori giovani, devono festeggiare, devono uscire, devono fare le cose, però con la testa giusta e sapere quando.